apre con un affondo di Drogba sul tiro dell'ivoriano, ancora Hazard cerca la deviazione vincente, palo, una sassata di McNair viene respinta da Courtois, poi ci riprova Rooney, fuori, cominciano i cambi e l'ingresso di Di Maria aumenta i problemi di Ivanovic, l'aiuto del raddoppio di Ramirez e tra l'altro al posto di Oscar. Sarà determinante, Falcao colpisce il gol al 73esimo, poi finale con il cuore sospeso e il Chelsea vince per Mo, basta e avanza, tutto il resto è noi. Intanto si compie la rincorsa all'Europa del Southampton di Koeman, che si fa battere in rimonta allo Stoke City. Chamberlain elude i Saints, ma nella ripresa arrivano i gol di Tuff e Adam per il 2-1. Quinto risultato utile di fila per l'Everton, che nonostante il rigore fallito da Barkley piega 1-0 il Burnley grazie a Miralles. Mentre dopo 4 vittorie consecutive il Crystal Palace si fa sorprendere in casa da West Bromwich Albion, segno Morrison e Gardner. Poi il Leicester alimenta le sue speranze di salvezza 2-0 a Swansea, firmato da Ola e King. Terza vittoria in 3 gare all'ultimo posto lasciata da Burnley e QPR. FA Cup, il sabato di calcio inglese proponeva anche la magia della Coppa d'Inghilterra e l'Arsenal in prima finalista dell'FA Cup, cioè giocata ieri. A Wembley, i Gunners battono 2-1 il Reading, squadra di Championship, la seconda divisione inglese. Dopo i supplementari, decisiva la doppietta di Alexis Sanchez, 22 gol nella sua prima stagione inglese, non male davvero. Mentre il momentaneo pareggio del Royals era arrivato con merito di McLear, il cui gol aveva assegnato con l'aiuto del Goal Line Technology. Colossale papera del portiere australiano Federici, consolato dal tecnico Clark a fine match, in occasione del gol partita del cileno nel recupero della prima extra time. Domani, lo stesso appunto, oggi appunto, si è giocato Aston Villa, Liverpool, la finale a Wembley programma il 30. Andiamo a vedere, però andiamo a raccontarvela con grazie a Gazzetta.it. Intanto ballo il più studiato del web, oltre 8.000 post contro lui, Balotelli. Mamma mia, mare di Deo, gioca l'Iglesia. Della Catalogna. Allora, vediamo. Dov'è? Dov'è? Eccola là. FA Cup, Aston Villa, seconda finalista, rimontato al Liverpool. L'ombra del gol regolare annullato all'88esimo a Mario Balotelli per fuorigioco accompagna l'Aston Villa nella finale di Coppa d'Inghilterra. Il 2-1 sul Liverpool ha questa macchia perché l'attaccante italiano scatta in posizione regolare sul lancio di Gerrard, ma gli alibi del Liverpool finiscono qui. L'Aston Villa ha giocato meglio e meritato per l'interpretazione della gara di vincere per la 21esima semifinale della sua storia, approdando alla sfida con l'Arsenal in cui il 30 maggio si è segnato il Teatro di Wembley, la FA Cup. La squadra di Birmingham è riuscita all'impresa di rimontare il vantaggio fino da Coutinho al 30esimo per il sesto gol in 4 match del centravanti belga Bentkay al 36esimo. Con un piccolo parola fino dal capitano Delph, ma il vero trascinatore è stato il ragazzino 19 anni di Jack Clelish, cresciuto a Pane Aston Villa. Clelish, nato a Birmingham, ha un padre originario di Dublino e ha indossato fino alle maglie della nazionale giovani irlandesi. Se l'Inghilterra se lo lascerà sfuggire sarà un errore colossale. La campagna di arruolamento è già cominciata, l'esibizione di Wembley a Ferrara affretterà le pratiche, anche la storia della sua famiglia spinge Gerrish verso mamma Inghilterra. Il suo trisonno vinse la FA Cup con la Aston Villa nel 1905. Il fine della partita, nei primi 20 minuti si è capito tutto di questo match. Aston Villa più sicuro e più leggero, più fresco, nonostante il pronostico dicesse Liverpool. Anche il vento e la retorica soffiava verso i Reds, conquistare la fine del 30 maggio significava avere un campo per l'ultima volta. Gerrard con la maglia del Liverpool proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno. Quale happy ending migliore per la sua leggendaria storia con il Liverpool? Ma il calcio e non è retorico, e l'Aston Villa ha creato il primo pericolo con Sgomboia al 13esimo. L'infortunio di Baker sostituito da Encore poteva costare caro Sherwood col suo primo col nuovo entrato di difesa più debole. Da copione sull'azione sviluppata Allen e Sterling e motore 1-0 di Coutinho, bravissimo a saltare Vlaar e infilare Given. L'Aston Villa si è rialzato subito e dal tappeto al 36esimo sull'assist di Delph, botta precisa di Bentke,
1-1, tutto da rifare. L'epilogo, l'ingresso di Balotelli al posto di Markovic aumenta la forza tutto da Liverpool, ma i Villans non si sono scomposti. Al 54esimo del 2-1, tacco di Bant che suggerimento preciso a Galshill, inserimento vincente di Delph. I Villa hanno sfiorato un paio di volte il Tris, poi l'assalto finale di Reds con un salvataggio di Robertson 87esimo sul colpo di destra di Gerrard e con l'episodio del 2-2 annullato giustamente a Balotelli. Liverpool a testa bassa, Aston Villa e il suo popolo in festa, la finale di FA Cup mancava dal 2000. Questo era per la, appunto, la FA Cup. Andiamo a San Siro, la partita è terminata, è terminato, è il partito è terminato. Come avevamo detto, 0-0 Inter Milan 0-0, brutta gara. Vedremo poi i commenti domani con Federico Pampasozio. 2-2 invece all'83esimo a Lione, tra Lione e Saint-Étienne, sempre in 10 Lione, all'84esimo sempre 1-0 sta ganando il Celta Vigo a casa dell'Eibar. Allora andiamo a vederci, per chiudere questa trasmissione, andiamo più che a vederci ad ascoltare da me le classifiche, perché sono importanti. Partiamo dalla Ligue 1. Perché la Ligue 1 in questo momento, a 6 minuti dalla fine, col 2-2 che sta rimediando il Lione in casa sul Saint-Étienne, il Lione andrebbe a 65 punti insieme a Paris Saint-Germain. A 59 c'è il Monaco che ha superato il Marsiglia a 57. A 57 arriverebbe anche il Saint-Étienne con questo risultato di adesso. Il Bordeaux a 54, 52 Montpellier, 50 Lille, 46 Rennes, 43 Nantes, 41 Nizza, in campo 40, 38 Cannes Reims, insieme al Tolosa 37 il Bastia, insieme all'Evian di Violente 37, 29 Mainz, 26 Jude e Lens. La Bundesliga non ha live nella sua classifica, visto che le partite sono già finite quest'oggi, e dice questo: in 29 partite giocate, Bayern Monaco 73 punti, Wolfsburg 61, 54 Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, 42 lo Schalke 04 insieme all'Augsburg, 38 il Werder Bremen, 37 l'Offenheim, 36 il Dortmund, 36 l'Eintracht Francoforte, 34 Mainz e Colonia e Hertha Berlino, 29 Friburgo Hannover, 27 il Paderborn, 26 lo Stoccarda, chiude a 25 l'Hamburgo. Premier League, Chelsea 32 partite giocate, 76 punti, Arsenal 66, 33 partite giocate, 65 punti lo Manchester United, il City segue a 64, 32 partite giocate, 57 punti per il Liverpool, 33 partite giocate, 57 punti anche per il Tottenham, 56 Southampton, 47 Swansea, 46 lo Stoke, 43 il West Ham, 42 il Crystal Palace, 41 l'Everton, 36 West Bromwich Albion, a 35 troviamo il Newcastle, a 32 l'Aston Villa, a 29 punti, 32 partite giocate il Sunderland, 28 l'Hull City, il Leicester anche a 28, 33 partite giocate, 26 punti, chiudono QPR e Burnley. Andiamo alla Serie A. Juventus 31 partite giocate, 73 punti, segue la Lazio a 58 insieme alla Roma. Poi ci abbiamo e là il Napoli con 53 punti, a 50 alla Sampdoria, a 30 partite giocate 49 la Fiorentina, a 31 partite giocate 44 il Genova insieme al Torino, 30 partite giocate, anzi poco di 30 partite giocate, il non l'hanno messo qua. Allora, poi a 43 invece va il Milan, a 42 c'è l'Inter, a 41 il Palermo, a 36 il Sassuolo, a 36 anche il Chievo, a 35 l'Udinese, a 34 l'Empoli, 33 30 partite giocate il Verona, a 31 c'è partite giocate 30 punti l'Atalanta, poi c'è a 23 il Cesena, 21 il Cagliari, chiude il Parma a 13, quindi 7 punti dividono Cesena dalla Atalanta. Andiamo invece a vedere la classifica della Liga de Spagna. Allora, arriviamo subito.
eccolo qua. Barça 32 partite giocate, 78 punti. Real Madrid 76, Atletico Madrid 69, 65 c'è il Valencia, 63 il Sevilla, 52 il Villarreal, 46 il Malaga, 43 l'Athletic Club Bilbao. In questo momento, con la vittoria a Eibar, 42 anche il Celta Vigo, 42 l'Espagnol, 41 il Rayo Vallecano. A 31 partite giocate, 38 punti per la Real Sociedad, 32 partite giocate, 36 punti per il Getafe. Con la sconfitta di questa sera, a 31 rimane l'Eibar, 31 partite giocate, 31 punti per l'Elche, 32 partite giocate, 29 per il Levante, 28 per l'Almeria, 28 per la Coruña, 25 il Granada, chiude il Cordoba a 20 punti. Bene, queste erano anche le classifiche. A me non mi rimane che darvi, augurarvi una buona notte da RadioRomaFutura.it a Club de Football, proprio perché Club de Football torna però domani pomeriggio, per l'esattezza, proprio per parlarvi di quello che con un approfondimento con il nostro opinionista Carlo Cotticelli e Antonio Olivieri, proprio per parlare di quello che è stata la giornata calcistica d'Europa, in particolare della partita delle due romane. Quindi io non mi resta che far preparare le sigle, eccole qui le nostre sigle di Club de Football. Quindi cominciano come al solito, come sentirete già in sottofondo, con Gol di Edoardo Bennato dal 1984, con Melody che mi gusta il football, e poi ci abbiamo, non possiamo che chiudere, con l'inno più famoso del mondo, che non è in questo caso You Never Walk Alone, ma è Football is Coming Home, ovviamente da Maxi Morgante. Un saluto, vi auguriamo una buona serata. Levanto la faccia.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin que.